Papa Francesco ieri ha ricordato l'importanza del culto dei morti. La morte mette a nudo la vita di ogni uomo, è uno dei passaggi più forti dell'intervento del Pontefice in piazza San Pietro nel corso dell'udienza generale. Ascoltiamo. Oggi vorrei mettere a confronto la speranza cristiana con la realtà della morte, una realtà che la nostra civiltà moderna tende più sempre a cancellare. Così quando la morte arriva, perché ci sta vicino per noi stessi, ci troviamo impreparati, privi anche di un alfabeto adatto per abbozzare parole di senso intorno al suo mistero, che comunque rimane. Eppure i primi segni di civilizzazione umana sono transitati proprio attraverso questo enigma. Potremmo dire che l'uomo è nato con il culto dei morti. Altre civiltà, prima della nostra, hanno avuto il coraggio di guardarla in faccia. Era un avvenimento raccontato dai vecchi alle nuove generazioni, come una realtà ineludibile che obbligava l'uomo a vivere per qualcosa di assoluto. Recita il Salmo 90, insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Contare i propri giorni fa che il cuore divenga saggio. Parole che ci riportano a un sano realismo, scacciando il delirio di onnipotenza. Cosa siamo noi? Siamo quasi un nulla, dice un altro salmo. I nostri giorni scorrono via veloci, vivessimo anche 100 anni, alla fine ci sembrerà che tutto sia stato un soffio. Tante volte io ho ascoltato anziani dire: la vita mi è passata come un soffio. Così la morte mette a nudo la nostra vita, ci fa scoprire che i nostri atti di orgoglio, di ira e di odio erano vanità, pura vanità. Ci accorgiamo con rammarico di non aver amato abbastanza e di non aver cercato ciò che era essenziale. E al contrario vediamo quello che di veramente buono abbiamo seminato.